Ehi, quest'anno apro un corso di BJJ. Ho scelto le 7 del mattino come orario. Sì, per vari motivi. Il primo è che sono piuttosto sicuro che alle 7 del mattino avrò gente molto motivata. E il secondo perché non coincidevano gli orari, per cui non potevo fare altro. E siccome si tratta di una passione, una vera passione, quest'anno ho deciso, voglio condividerla. Ma perché dovresti partecipare? Che cosa ti può dare davvero il BJJ? Non ho una grande formula, ma ti posso dire che cosa dà a me. Bene, il primo elemento è che dal punto di vista fisico è enormemente appagante. Nulla mi dà le stesse sensazioni dopo una buona sessione di lotta. Niente. Anche perché a me fare esercizio fisico così a sé stante non è mai piaciuto, non mi è mai divertito. Per cui per me è un workout perfetto, perfetto, che mi dà tutto, cardio e potenziamento muscolare. Anche una certa dose di elasticità, perché chiaramente se non sei mobile fai ben poco nel BJJ. Il secondo elemento è che è divertente, e questo si combina con l'aspetto fisico. Per me fare attività fisica deve essere qualcosa che mi stimola, mi diverte, mi piace, altrimenti dopo un po' mi annoio e non ho più voglia di farlo. In verità non ci trovo proprio senso. In ultimo, perché mi consente di poter allenarmi al combattimento a livello di intensità che non è possibile quando si fa striking. Perché? Perché è pericoloso e quindi devi essere molto bravo tu, molto bravo il tuo sparring partner e devi avere le adeguate protezioni. Quando si fa BJJ, un livello discretamente alto, si raggiunge quasi subito e con una buona dose di sicurezza. Per cui è uno skill in più che, non ti nascondo, per me è ottimo anche per la difesa personale, dal punto di vista mentale. E infine, prova. Prova perché non c'è altro. Prova, vedi se ti piace, prova e vedi se ti appassiona. Dal mio punto di vista ti devo avvisare, perché dà dipendenza, dà davvero dipendenza. Ma è una dipendenza buona. Ehi, perché dovresti fare BJJ quest'anno? È un'opzione. No, un cazzo. È un obbligo.